siamo tornati ancora una volta in piazza per alcune comunicazioni, diciamo così. Non abbiamo verità da comunicarvi, ma semplicemente una cronaca di fatti per raccontarvi come la situazione sta ad oggi. Come saprete, c'è stata lo scorso 19 febbraio una delibera della ASL di Chieti, con la quale è stato disposto che a partire da dopodomani siano bloccati i ricoveri nei reparti di medicina e geriatria dell'ospedale di Guardia Grele. Questo significa che l'ospedale per acuti, quindi per come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi, non funzionerà più. Io vengo insieme all'amministrazione in piazza, così come abbiamo fatto negli ultimi anni, per dire a voi come sono andati per ricostruire alcuni passaggi recenti. Non voglio ripartire dalla storia più antica, riservandomi però di farlo nel momento in cui dovessi essere tirato in ballo, soprattutto con l'attribuzione di responsabilità che chiaramente non mi possono essere addebitate, non mi possono essere attribuite, e soprattutto perché io credo che quello che interessa ai cittadini, quello che interessa alla gente è sapere le cose come andranno, poco hanno interesse ai rimpalli di responsabilità, vedono quello che succede, e io vedo quello che succede e ve lo racconto. Noi ci siamo insediati, domani saranno 9 mesi, e subito dopo l'estate abbiamo avviato abbiamo fatto già dall'inizio dell'insediamento, quando abbiamo chiesto alla regione, che ricordiamo è l'attore principale nella gestione della questione della sanità, di mantenere la situazione così come l'avevamo trovata, anzi, siccome erano stati disattivati dei posti, chiedere la loro riattivazione. La posizione che noi abbiamo mantenuto è una posizione che poi solo nel mese di dicembre è stata diciamo così versata in un documento, in una delibera del Consiglio Comunale, che praticamente ha formalmente riassunto e individuato ciò che in vari incontri avevamo manifestato. Infatti nel mese di ottobre, nel mese di novembre ci sono stati incontri nella commissione consigliare, che è stata istituita proprio per questo motivo, alla presenza quindi dei gruppi consigliari, anche di esponenti delle associazioni che si occupano di sanità, incontri che abbiamo avuto con l'assessore regionale e con il direttore generale della ASL, per dire quello che, ripeto, poi è stato definitivamente consacrato, fatemi dire, in un documento ufficiale, qual era la nostra posizione. Una posizione che con la massima trasparenza, con la massima sincerità è stata, ripeto, espressa sin dall'inizio, non perché si dovesse compiacere la gente semplicemente per farsi poi dire di aver fatto qualcosa, non perché si dovesse compiacere l'opposizione per evitare che gli attacchi ci fossero degli attacchi feroci, non perché si dovesse compiacere una posizione di retroguardia o che non aveva i piedi per camminare, semplicemente potrei dire per compiacere la coerenza di fronte ad un problema, ma siccome non siamo così ingenui da non aver visto e dal non aver capito che molti elementi di tutta la situazione si erano nel tempo modificati, lo abbiamo fatto perché all'interno di questo quadro, poi vi dico qual è il quadro, pensavamo che una soluzione, che era quella che noi chiedevamo, e cioè di mantenere i posti per acuti di medicina e di geriatria, fossero, insieme con tante altre cose, fossero compatibili con il quadro che si è venuto a creare. Il quadro che si è venuto a creare qual è? Allora, innanzitutto una nuova normativa a livello nazionale, e
poi dal mese dall'inizio di dicembre le due sentenze del Consiglio di Stato che, al contrario di quello che dicono persone che probabilmente hanno poca dimestichezza con la legge e con il significato delle sentenze dei tribunali, perché insomma, prima di parlare di problemi tecnici di questo tipo bisognerebbe avere un minimo di formazione, un minimo di informazione, quindi al contrario di quello che viene detto, quelle sentenze hanno preso atto del fatto che nel 2011 un decreto legge, questo l'abbiamo detto tantissime volte anche in piazza, però è bene ricordarlo, questo sì, un decreto legge del 2011 aveva dato il valore di legge ad una previsione, ad un atto amministrativo del 2010 che era stato fatto dalla giunta Chiodi e che diceva quello che poi adesso si sta verificando. Noi siamo venuti in piazza, ripeto, per 5 anni a parlare anche di questo problema e non è che siccome ci troviamo di fronte a questo momento che, come ho avuto modo di dire, è certamente un fatto traumatico, è un fatto che ci delude, se fatemi dire, però noi siamo venuti e siamo tornati per dirvi, e ve l'abbiamo detto, quello che accadrà dopodomani. C'è da dire una cosa, che la delibera della ASL, al contrario di quello che c'era stato comunicato nell'incontro che abbiamo avuto in regione il 17 febbraio scorso, non dice nulla sul pronto soccorso, non dice nulla sul tema della diagnostica che in una prima comunicazione si prevedeva rimanesse in funzione solo per 6 ore dalle 8 del mattino alle 2 del pomeriggio. Queste cose nella delibera non ci sono e quindi dobbiamo pensare che le cose continueranno a funzionare così come oggi noi le conosciamo. E quindi su questo chiaramente noi siamo pronti, siamo vigilanti e siamo molto molto attenti. Noi torniamo in piazza anche per dire un'altra cosa, la programmazione che futura, che è quella che dovrebbe puntare sul distretto, dovrebbe puntare sulla presenza di dotazioni, di ambulatori eccetera, è una programmazione che è stata annunciata dalla regione, però non ancora trova definizione in un atto formale. Noi su questo punto, l'ho detto e lo ribadisco, ci saremo, vogliamo esserci con forza, perché se è vero che questo pezzo di strada, che sicuramente è il pezzo più importante, non ci ha visti concordi con le decisioni che sono state adottate, non significa che per il futuro noi ci tiriamo indietro dall'esercitare il ruolo che ci compete, e lo vogliamo esercitare nella maniera in cui abbiamo fatto fino ad oggi. Mi si rimprovera da parte di qualcuno di avere portato la discussione a livello istituzionale. Io questo lo rivendico come un merito, perché probabilmente nel passato ci sono state anche interlocuzioni fatte non a livello, a livello istituzionale. Noi abbiamo portato la discussione su un tavolo al quale hanno preso parte tutte le forze politiche, al quale hanno preso parte tutte le forze anche sociali che si interessano della sanità sul nostro territorio, e questa è una grande novità che prima non era conosciuta. Abbiamo coinvolto su questa discussione anche i sindaci degli altri comuni che sono a noi vicini, perché la questione sanità non è una questione che riguarda solo il comune di Guardia Grele. Il presidio di Guardia Grele si chiama così, lo dico e lo ripeto, perché ha sede nei confini geografici della nostra città, ma non potevano rimanere estranei di fronte a questa questione gli altri comuni, e noi abbiamo voluto coinvolgerli sin dalle battute iniziali, non magari alla fine di un percorso, quando magari tutto quanto era compiuto e tutto quanto era deciso.
E poi permettetemi di dire una cosa, noi siamo qui, ho detto, perché bisogna avere una coerenza di fronte alle posizioni che si assumono, e io sono veramente colpito dalle posizioni che vengono invece assunte da altri personaggi, soprattutto rappresentanti della destra, fatemelo dire, che hanno modificato l'atteggiamento a seconda delle situazioni, perché le persone che oggi accusano la regione di aver fatto determinate cose erano quelle che qualche anno fa gioivano di fronte ai risultati iniziali negativi di una battaglia che si andava facendo, e fortunatamente queste cose possono essere dimostrate con comunicati che sono pubblicati e sono alla portata di tutti. Oppure a livello locale, anche questo lo devo dire, devo sottolineare la profonda incoerenza di chi 5 anni fa scriveva lettere nelle quali quasi, diciamo, prendeva in giro esponenti delle associazioni del volontariato sanitario, dicendo di sognarsi l'ospedaletto sotto casa, e portavano in consiglio comunale delle proposte veramente insomma irricevibili, che poi, salvo poi modificare l'atteggiamento, e oggi addirittura c'è qualcuno che rivendica e dice era meglio che tutta quanta questa operazione si fosse fatta 5 anni fa. E oggi, non avendo, perché si fa un gran parlare di onestà intellettuale, si fa un gran parlare di verità da dimostrare o da ricostruire o da ripristinare, però bisognerebbe avere l'onestà di dire che l'amministrazione comunale in questi passaggi, che sono stati passaggi sicuramente difficili, ha sempre e comunque mantenuto una posizione che è quella che coerentemente è stata tenuta negli ultimi 5 anni, pur in presenza di un quadro che è quello che io vi ho prima descritto. Quello che sto dicendo, come ho fatto anche durante la campagna elettorale che ha portato all'elezione dell'amministrazione che presiede, e quindi alla legittimazione totale di quello che l'amministrazione fa, posso tranquillamente dimostrarlo. Questo pure viene da alcuni considerato come una colpa o come addirittura una responsabilità, però queste colpe certamente io me le voglio prendere se tali sono. Quindi sanno benissimo gli oppositori dell'amministrazione che guido qual è l'atteggiamento che è stato mantenuto in sede di incontri istituzionali, e quindi sanno benissimo che nel momento in cui anche si vota un documento non lo si fa per compiacere persone o atteggiamenti o posizioni, come ho detto prima, ma semplicemente per una questione di coerenza. Su questo punto noi, ripeto, nella maniera che vi ho detto, siamo disposti, siamo impegnatissimi a continuare. Certamente io non voglio sfuggire il dato politico di questa della situazione che si è venuta a creare. Ci sono state spiegate le ragioni che hanno portato a questa decisione. Noi abbiamo portato le nostre ragioni, che abbiamo spiegato verbalmente in più di un'occasione, e poi portato in un atto deliberato all'unanimità dal Consiglio comunale. Non c'è da nascondere il fatto, ve l'ho detto prima, che anche l'attuazione della programmazione, che oggi è legge per il motivo che vi ho detto prima, cioè perché consacrata così da una legge del 2011, contiene dei punti che sono certamente diversi rispetto a quello che il programma operativo del 2010 aveva previsto e che aveva portato qualche mese dopo, quindi nel gennaio del 2011, il giudice amministrativo in quella prima
fase a sospendere quel tipo di programma, però ripeto, non è accettabile da parte mia che mi si vengano ad attribuire delle responsabilità come se io abbia mai avuto la possibilità di adottare delle decisioni nel passato remoto e nel passato più recente. Detto questo, siccome noi ci siamo candidati e abbiamo avuto il consenso degli elettori per guardare al domani, per guardare al futuro, non di fronte a questo, di fronte alla situazione che si viene a creare, noi assumeremo l'atteggiamento vigile, l'atteggiamento incalzante di chi vuole fare sì che comunque anche in questo quadro vengano mantenuti i servizi che servono alla nostra gente. La questione dell'ospedale certamente è una questione centrale, ma non è l'unica questione che riguarda la nostra città. Ci sono tante altre questioni sulle quali l'amministrazione comunale è impegnata, sulle quali ha già prodotto dei risultati che sono sotto gli occhi di molti, probabilmente non di tutti, probabilmente, anzi certamente non sono davanti agli occhi di chi non le vuole vedere. E questo mi porta a dire, a distanza di 9 mesi, saranno, ripeto, domani dall'insediamento, alcune cose, perché noi siamo venuti qui stamattina sia per dire quello che io vi ho appena raccontato, sia per completare il quadro e farvi comprendere come l'azione dell'amministrazione sia a 360 gradi. Vado per punti sintetici, per spot, perché per dare dei segnali sui quali, per dare delle informazioni sulle quali certamente siamo disposti e saremo disponibili ad informare ulteriormente. Sul tema della scuola stiamo dimostrando un'attenzione che probabilmente fino ad oggi non c'è stata nei termini in cui c'è. Investire per dotazioni nuove tecnologiche la scuola, soprattutto, ma anche di libri per la biblioteca, oppure di arredi, nuovi arredi, un cospicuo acquisto su questo fronte non è un fatto scontato. È un fatto nuovo che ci vede, ripeto, costantemente impegnati a sostegno della scuola della nostra città, anche ad esempio sul tema che interessa moltissime famiglie del prolungamento dell'orario. Su queste decisioni che ci hanno visto impegnare notevoli somme, in Consiglio Comunale delle opposizioni si sono astenute o hanno votato contro, questo dovete saperlo. Sul tema della pianificazione urbanistica, noi abbiamo concluso 2 incontri relativamente a 2 strumenti urbanistici di attuazione, i famosi PRUDI, Comino e Caporosso, che per 6 anni, nonostante l'impegno alla modifica da parte dell'amministrazione che mi ha preceduto, non sono stati toccati. Noi ci avviamo a riprendere il discorso e a modificare dove deve essere modificato. Sul tema del dissesto idrogeologico abbiamo finalmente approvato un progetto esecutivo sul grande problema del dissesto nella zona di Colle Barone, e immaginate un po', abbiamo avuto un'interrogazione nella quale ci si chiede del dispendio di denaro eccessivo su questa operazione. Siamo finalmente riusciti a portarla a termine e ci auguriamo che di avere quanto prima i fondi dalla regione per poter attuare quel progetto. Sul tema del turismo e della cultura sono state avviate relazioni che prima non esistevano, acquisti e attenzione agli attori che si occupano di turismo, a partire dalla mostra dell'artigianato che nell'anno appena concluso ha avuto un sostegno economico che negli anni recenti non c'era mai stato. Abbiamo messo mano ad un impegno che avevamo preso per la realizzazione di un portale
turistico che sia finalmente uno strumento per attrarre gente a Guardia Grele. Sulla questione dell'ambiente, grande mistificazione, perché poi di questo si tratta, perché noi abbiamo detto che abbiamo recuperato sulla differenziata in relazione all'anno 2015, dal momento che al nostro insediamento la differenziazione era al di sotto della soglia critica del 65% e con l'operazione di modifica del calendario è stata riportata sopra. Nessuno ha mai parlato di anni precedenti al 2015. Così come sul tema della Tari, non esiste che ci siano degli aumenti di percentuali nette di fronte al numero dei componenti dei nuclei familiari. La Tari si compone e si determina sulla base di una combinazione tra numero di componenti della famiglia e superficie abitata, e quindi ci sono dei coefficienti che devono essere combinati tra loro, e quindi è impossibile che ci sia come la destra dice, un aumento di una percentuale fissa di fronte al numero di abitanti. Voi avete ricevuto le bollette e quindi sapete bene di quello di cui sto parlando. Nessuno ha mai detto che i nuclei con numero di componenti superiore a 4, a 5 avrebbe avuto una diminuzione, ma abbiamo detto, e così è stato, che sarebbe invece stata una diminuzione per i nuclei con un minor numero di componenti. Quindi anche su questo abbiamo da dire le cose come realmente stanno, perché poi è facile estrapolare i dati e costruirli come si vuole. Poi abbiamo messo mano anche al grande tema della riorganizzazione della macchina amministrativa del Comune per dare dei servizi più celeri a favore dei cittadini. Abbiamo ripreso, nessuno si è mai voluto arrogare i meriti di appalti fatti dall'amministrazione che ci ha preceduto, però fatemi dire questo, i famosi lavori di via occidentale che hanno recentemente causato un blocco del traffico e lo causeranno anche nuovamente, sarebbero potuti andare molto più speditamente se nella fase in cui sono stati progettati, ed è una fase che risale ad un'epoca precedente al 1° giugno dell'anno scorso, si fosse magari compreso che sotto la strada ci sono delle reti, ci sono le reti del gas, ci sono le reti della luce, qualcuno non se ne era accorto e quindi bisogna metterci mano adesso. Così come gli annunciati lavori di Cenericcio, fatemi dire questo, l'assessore è vero, ha dichiarato pubblicamente che sarebbero iniziati il giorno dopo, salvo poi ricevere il giorno dopo di quel giorno dopo il progettista che gli comunica che già era stato precedentemente comunicato all'amministrazione che era in carica fino al 31 di maggio dell'anno scorso che c'erano dei problemi che non sono stati considerati e che oggi impediscono di agire celermente. Sul sociale che dire, abbiamo investito chiaramente continuando quello che c'è sempre stato, ma mettendo dei fondi in più per le famiglie in difficoltà, e qualche esponente autorevole della destra ci è venuto a dire che questo era un contentino da dare a qualcuno. Questa è una cosa sinceramente inaccettabile, però anche questo è successo in consiglio comunale. Per fare tutto quello che noi desideriamo fare, chiaramente ci vogliono i soldi. Mi si dice che io molte volte rispondo dicendo alle persone che alcune cose non si possono fare perché non ci sono disponibilità. Allora, noi abbiamo trovato, e c'è una delibera che lo dice, l'abbiamo fatta alla fine di ottobre dell'anno scorso, su quella nessuna interrogazione, perché chiaramente non si può interrogare su qualcosa che è inconfutabile. Abbiamo trovato una situazione di debiti di altri, di soggetti esterni nei confronti del Comune, di qualcosa come 750.000 euro tolti i ruoli della Soget. Situazioni di fronte alle quali non è stata fatta nessuna azione seria di recupero. Io vi vorrei sciogliere questo numero e darvi alcuni dati. Noi
noi abbiamo purtroppo a Guardia Grele un'evasione di tributi locali enorme. Per quanto riguarda l'IMU, nel 2013 c'è stata un'evasione di 148.000 euro totale, nel 2014 133.000 euro, nel 2015 di 120.000 euro. Per quanto riguarda la Tari, nel 2014 c'è stata un'evasione di 230.000 euro, nel 2015 l'anno scorso di 327.000 euro. Allora è chiaro che se non ci sono queste disponibilità di denaro, e non ci sono perché i cittadini molti non pagano, è chiaro che noi abbiamo delle enormi difficoltà, perché il servizio per la raccolta dei rifiuti e per lo smaltimento dei rifiuti è un servizio che comunque va pagato, perché se noi non paghiamo le fatture della ditta che raccoglie i rifiuti non passano più, e se noi non paghiamo le fatture delle discariche per la parte dei rifiuti che va a discarica, i mezzi neanche possono entrare. Questo significa che quel denaro viene preso da un'altra parte, e se viene preso da un'altra parte vuol dire che non ci si può fare altro. Io ritengo che i motivi per i quali non si paga possono essere tanti. Ci possono essere delle difficoltà, ci possono essere delle dimenticanze, ma vi assicuro che ci possono essere anche molte cattive volontà. Di fronte a questo noi non possiamo restare fermi, perché è una questione di equità, è una questione di giustizia, perché per chi paga, cioè o meglio chi paga non può sobbarcarsi anche il peso di chi non paga. Ecco perché dobbiamo necessariamente avviare, così come nei confronti di tanti che devono pagare canoni nei confronti del comune per affitti, per locazioni, e non lo hanno fatto, dobbiamo avviare necessarie, e lo stiamo facendo, delle necessarie azioni di controllo e di recupero. Io ho voluto fare il quadro della situazione non perché volessi con questa comunicazione finale su tanto lavoro che l'amministrazione sta facendo deviare da uno dei motivi principali per i quali noi siamo in piazza questa mattina. Lo abbiamo fatto in passato, lo stiamo facendo e continueremo a farlo. L'amministrazione va avanti perché ha la legittimazione che gli viene dal consenso degli elettori, lo farà con il metodo continuo del confronto, lo farà tutte le volte in cui questo sarà necessario, ed è necessario nella maggior parte dei casi, con la collaborazione di tutti, con la collaborazione dei cittadini. Su questo siamo estremamente convinti, siamo estremamente fiduciosi, e io personalmente sono soprattutto forte del lavoro che con la mia squadra, con gli assessori con i quali condivido quotidianamente il lavoro, è la garanzia della serenità nel lavoro che andiamo facendo. Io come sempre e noi tutti come sempre siamo a disposizione della città, e con voi vogliamo continuare a guardare avanti e a camminare verso il futuro che ci attende. Grazie.